parte della testa. La mia scuola è la mia scuola perché non è soltanto mia, non è un paradosso in sé per sé, ma è una realtà in cui crediamo molto Pasquale ed io, che siamo appunto i fondatori di Teatro Arte. Crediamo nella possibilità di un dualismo, principio di yin e yang, di emotività e geometria, possa arricchire ogni allievo della nostra scuola. E anche l'incontro tra una pedagogia sicuramente comune, ma un sentire leggermente differente tra me e Pasquale, appunto. Lo yin e lo yang, il maschile e il femminile, il geometrico e il sensibile, siamo convinti che arricchiscano i nostri allievi. La scuola nasce dall'esigenza di educare all'arte, dove per arte si intende appunto l'estetica dell'anima. Non è mai troppo presto per sentire questa gioia nell'elevazione artistica. Pertanto la scuola si rivolge già a bambini piccolissimi, dai 3 ai 5 anni. Quello che tentiamo di tenere vivo, che è già presente nei bambini, è questa loro propensione artistica, un approccio quindi libero alla musica, alla musicalità della parola e alla determinazione del segno grafico, a un connubio sinestetico tra le varie arti. Per i bambini poi dai 6 ai 9 anni vengono introdotti il gioco del teatro, i burattini, le ombre e la luce. La luce che sprigiona un bambino, che esegue con gioia un esercizio, è veramente una gratificazione dello spirito. Quasi inebriante. Poi ci sono i corsi per i ragazzi dai 10 ai 13 anni, la preadolescenza. Questa età è molto delicata. Presso questi corsi cerchiamo di fondere la dimensione ludica e elementi di tecnica. E in questi ultimi anni abbiamo avuto una classe meravigliosa, molto motivata, molto compatta, anche molto esigente. È come se, diciamo, avesse davvero sete di conoscenza, probabilmente perché almeno nella scuola italiana ultimamente si è fatto molto per il ciclo elementare, la primaria, come viene oggi definita, mentre per la scuola media in realtà, a mio avviso, si è davvero molto indietro. E in qualche modo questo si riflette sulla nostra scuola. I ragazzi che giungono a noi hanno davvero un bisogno d'arte e cultura. Poi c'è Teatro Arte. Teatro Arte è il nostro spazio realmente artistico.
perché l'arte è l'opportunità che abbiamo di sperimentare veramente ogni lezione concepita come un momento di creatività. Le lezioni a teatro arte sono delle lezioni innanzitutto dove c'è un macro tema. Più è chiara la linea pedagogica, più sarà semplice per noi anche variarla, modellarla in funzione della classe, in funzione del momento sociale, in funzione del testo scelto, dove ci porta. Però è indispensabile, ecco, la comunanza della linea pedagogica annuale che scegliamo. Al macrotema viene poi identificato una volontà d'azione che cambia per i 3 anni in cui dura la scuola. Ogni anno appunto agli allievi diamo un taglio affinché al fine del percorso triennale possano avere una visione più ampia di tematiche, approcci, metodologie varie. La lezione viene preparata almeno da me innanzitutto partendo da un tema, più che un tema, una dedica. Ogni lezione io provo a dedicarla ad una persona a me cara o a un'emozione a me cara e legare quella persona, quell'emozione al tema che mi sono proposta. Questo me la rende cara e viva. Poi viene preparata secondo criteri che si avvalgono appunto dell'arte teatrale, del mestiere d'attore, del mestiere di regista, anche del mestiere di autore teatrale. Sono 2 delle 3, sono attività in cui mi sono cimentata. La lezione appunto viene preparata scegliendo i compiti con estrema cura. Il compito deve essere innanzitutto un compito che parte dalla luce, cioè la volontà da parte mia di eseguirlo. Avrei voluto averlo eseguito io e quindi di conseguenza ho una incredibile voglia di vedere come i miei allievi lo eseguiranno, una curiosità. È proprio questo il principio proprio emotivo da cui parto. Poi a questo principio ovviamente faccio seguire l'idea, quindi il compito della lezione che viene dato prima della lezione stessa deve essere naturalmente funzionale alla finalità della lezione, quindi al tema della lezione, tema che può essere una poesia, una frase, una scena, un periodo storico riferito al testo, un momento artistico, sia un tema portante che condurrà la lezione. Io sono il Poseidone. Da quando femmine io le pietre che danno a figli di squadra, onde queste torri sorse, su questo suolo la Troia è intorno. Mai dal cuormio l'amor non fu bandito per la città del Fenice. Essa conversa in fumo e adesso, per consiglio d'Atena, un gran cavallo mio di fianchi da lo sospinsero simulacro funesto entro le torri. Tema che può essere affrontato per similitudine o per antitesi ad esso. Viene dato un compito affinché i ragazzi possano incuriosirsi, quindi che non sia troppo criptico, ma che non sia neanche completamente chiaro per loro, un compito che gli consenta quindi di esprimersi con margine di creatività e anche, perché no, un margine di incertezza, che poi però abbiano questa voglia anche loro di dimostrarlo a se stessi, mostrarlo agli altri.
La lezione viene concepita appunto utilizzando tecniche di, diciamo, anche della vita, no? Legate all'andamento, il bios, quindi ci sono momenti di caos da cui appunto si sprigiona l'energia, momenti in cui il caos viene incanalato in un flusso armonioso, in una messa in scena, in un momento di riflessione, in una discussione o anche in una composizione scenica tratta dal caos precedente, e poi a volte viene questa armonia quando davvero si produce un punto d'equilibrio, viene rotta affinché appunto si possa creare nuova linfa vitale sulla quale lavorare. La lezione appunto si conclude quasi sempre con la promessa oppure l'identificazione di altri compiti, perché sia sempre una fine in levare. Un momento in cui si ha ancora voglia, come quando un libro finisce, un capitolo di un libro finisce con una situazione che si sta per aprire, insomma. La Scuola Teatro Arte è nata grazie all'unione della compagnia La Carrozza d'Oro, ma la compagnia si è arricchita degli elementi che adesso la costituiscono grazie alla scuola. L'una, possiamo dire, che è linfa vitale per l'altra, non soltanto per motivazioni pratiche, appunto i membri sono nati dall'uno e poi convogliati nell'altro, ma anche per motivi di arricchimento in termini di cultura, in termini di esperienze. In compagnia abbiamo sempre perpetrato l'idea secondo la quale ogni membro può fare esperienze diverse, perché queste anzi sono sollecitate in quanto poi arricchiscono completamente tutti i membri. Questo è sempre stato così, tanto è vero che i soci fondatori della Carrozza d'Oro, che siamo io, Pasquale e Alfredo, hanno cominciato da subito a fare esperienze diverse. Pasquale ha avuto modo di fare una formazione registica presso gruppi diversi dal nostro, anche presso teatri molto grandi, con gruppi molto estesi di attori, curandone il movimento scenico, curandone l'aspetto proprio attoriale, e ovviamente questo non ha fatto altro che arricchire le nostre conoscenze, le nostre capacità di compagnia. Alfredo è un maestro burattinaio e lui è stato il mio primo maestro, il mio unico maestro di burattini, creando così insieme spettacoli di burattini. Io ho fatto un'esperienza di commedia dell'arte che ho portato in compagnia e che ci ha permesso di realizzare uno spettacolo di commedia dell'arte. Ma tu che porti? È guerra e morte! È guerra e morte avrai! Io non mi fiero d'armi, se la c'è. E un pugno e ferracuto. E avanzano orgoglio. E l'ira, accende. Degno di un chiaro sole. Degno di un pieno teatro. Avevo seguito un corso post-universitario di formatrice teatrale che avevo calorosamente consigliato a Leonardo e che invece abbiamo scoperto si era poi migliorato, quindi Leonardo lo ha
frequentato e portando un'esperienza migliore di quella che avevo vissuto io, arricchendo quindi la compagnia. Daniela ha fatto esperienza fuori, si è formata proprio dal punto di vista economico, sull'organizzazione degli eventi, la programmazione, e tutta questa sua esperienza l'ha riportata in compagnia. Noi crediamo moltissimo nel continuo scambio, nella marea, in questo riflusso di gente che, diciamo, si allontana per poi tornare, e questo credo sia assolutamente un punto di forza e della compagnia e della scuola.